Bentornati nel canale. Oggi nuovo video e questo è il video sui miei preferiti del periodo. Siccome è tantissimo che non lo giravo, non lo stavo facendo, ho pensato, ma perché non farglielo alle ragazze e fargli conoscere le cose che ho amato di più in questo periodo di mia assenza sul canale. Allora, ci sono parecchie cose, quindi direi di iniziare subito in modo tale da non perderci troppo in chiacchiere. La prima cosa che vi voglio far vedere, che siete impazzite tutte quante quando ve l'ho mostrata su Instagram, è lei, tadam, la mia mascherina cover per il cellulare. Allora, queste cover qui le ho prese tutte dal sito MyCase. MyCase è un sito che fa appunto cover personalizzate, ne ha veramente tantissime già in gamma, ma la cosa bella appunto di MyCase è che praticamente voi potete personalizzare e fare le cover a vostro piacimento. Infatti queste qua che vi faccio vedere le ho tutte realizzate io, perché MyCase appunto ha una sezione dove potete creare le vostre cover, potete personalizzarle, aggiungere immagini, testo, insomma tutto quello che volete, potete proprio fare una cover vostra personalizzata su due piedi. Io ne ho realizzate tre. Allora, la prima che vi voglio far vedere è questa qui di Barbie. Appunto, come potevo io non avere una cover di Barbie, io ho messo questo sfondo qua con tutte queste bocche colorate e poi la scritta Barbie, veramente semplicissima. Le cover, ragazze, sono veramente bellissime, non so se riuscirete a vedere la consistenza, è praticamente una plastica bella rigida. La cosa bella è che anche i tastini si spingono molto bene e non è da tutte le cover, e qui sotto, per quanto riguarda perlomeno l'iPhone, ha il pirulino che protegge dalla polvere, è una cosa veramente bellissima. La seconda che ho preso, la vado a inserire così ve la faccio vedere, è questa qui, che praticamente l'ho messa su sfondo rosa con scritto "voglio un uomo che mi rovini il rossetto e non il mascara". Ok, e praticamente io, vabbè, poi ci ho aggiunto questa bocca, ho aggiunto le ciglia finte, questa manina con il mascara, l'ho messo tutto su sfondo rosa perché mi piaceva veramente tantissimo l'idea, non lo so, poi è molto, la trovo molto carina. E poi ne ho fatta un'altra che però non ho qui fisicamente, ma vi lascio uno spezzone, insomma, lo stesso della clip, che io l'ho regalata alla mia migliore amica, che sarebbe questa qui con il Carlino. Siccome lei ama i Carlini, gli ho messo questa immagine di questo Carlino, la trovo veramente molto carina e mi piace tanto tanto tanto. I prodotti MyCase vengono consegnati con Corriere Espresso e voi potete anche tracciare appunto dove sta il vostro pacco, quindi è super sicuro. La consegna è gratuita per tutti i clienti appunto MyCase e di solito avviene entro i 2-7 giorni lavorativi. I pagamenti si possono fare con il bonifico o con conto bancario o con le carte appunto Visa, Mastercard e anche PayPal, oppure si può pagare anche alla consegna con 4 euro in più. Quindi, ragazze, avete proprio veramente un'ampia scelta. MyCase mi ha dato anche un codice sconto per voi che è QUIMBY10, appunto è del 10%, e vi consiglio di utilizzarlo perché, ragazze, se si può risparmiare qualcosina, insomma, perché no? Ora, passando al make-up. I primi prodotti che vi voglio far vedere, preferiti, che ho amato di più in assoluto per il make-up, sono questi rossetti liquidi qui di Mesauda. Allora, voi sapete che i miei rossetti liquidi preferiti sono senza ombra di dubbio assolutamente i Mulac Cosmetics. Io ho un amore folle per loro, ma ultimamente Mesauda ha fatto uscire delle nuove colorazioni di questi rossetti liquidi. Li ho riprovati, ragazze, e vi assicuro, amore folle, sono super confortevoli sulle labbra, colori pazzeschi, durano tantissimo, sono durati anche ai miei baci super appassionati che do in discoteca, quindi ve li consiglio vivamente. Quindi vi consiglio vivamente di andare a dare un'occhiata alle colorazioni. Ora io vi faccio vedere, che ne so, al volo questa che si chiama Bad Girl, infatti è una delle mie preferite, chissà com'è. Guardate un po', ragazze, cioè ditemi che non la state amando.
Ve ne faccio anche vedere una nude per farvi capire. Questa qui è Illegal. Cioè, guardate quanto è bella. Questa davvero è illegale, raga. È tipo un nude sui toni del grigio. Passando ora a Neve Cosmetics, voglio farvi vedere alcuni dei prodotti che sto amando alla follia e che sto utilizzando tantissimo in questo periodo. Come sapete, sono uscite due fondotinta di Neve Cosmetics, il Cream Comfort, che ve ne ho già parlato in un video specifico dove sapete benissimo che io lo amo, che è il fondotinta liquido, e poi è uscito lo Star System Foundation, che sarebbe il fondotinta, questo qui in stick. Ho sentito parecchi pareri discordanti su questi fondotinta, ma ragazzi, io ne sono totalmente innamorata. Questo liquido, per chi ha una pelle secca come la mia, è veramente favoloso. Non mi va a segnare, mi rimane tutto il giorno idratante sul viso. Ha un'ottima pigmentazione, quindi anche una buona coprenza, è modulabile e ragazzi, è veramente la vita. Ma devo dire che mi è piaciuto tantissimo anche lo Star System, che sarebbe questo fondotinta qua in stick, dove ho sentito in giro tantissime polemiche perché dicono che ha poco prodotto all'interno, bla 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 bla. E effettivamente di ml ce ne sono soltanto 4, quindi è pochino abbastanza. Ad esempio, che ne so, al Mulac, che ha 9 grammi di prodotto, quindi più del doppio all'interno. Però da quello che ho capito, Neve Cosmetics ha scelto di mettere meno prodotto perché ha voluto inserire anche questa spugnetta, che a mio avviso non serviva tanto, preferivo più prodotto rispetto alla spugnetta. Però senza spezzare una lancia a favore di Neve Cosmetics, che di questo fondotinta ne va usato veramente poco, perché io ne metto veramente, lo tampono così sul viso, non lo vado a strisciare. E ragazze, per la mia tipologia di pelle, ovvero che comunque non ha bisogno di tanto strato di prodotto sul viso perché avendo poche imperfezioni, io andando a tamponare il prodotto e sfumandolo con la loro blender o con un pennello dalle setole compatte, così come questo Kabuki qua, che è sempre di Neve Cosmetics, ragazzi, io mi ci trovo veramente molto molto bene. Sempre di Neve Cosmetics mi piacciono tantissimo le loro cialde libere. Io vabbè, adesso le ho messe in questa palettina qua. Questi sono quasi tutti blush. Questi sono alcuni ombrettini. Devo dire, ragazzi, che le cialde e le polveri di Neve Cosmetics mi piacciono veramente tanto, perché sono completamente naturali, hanno una durata pazzesca sul viso. Se non l'avete fatto fino adesso, ragazzi, prendetevi una bella tazza di tè, preparatevi delle popcorn o qualcosa, perché ora vi voglio parlare di alcuni prodotti qui di Glam Glow che sto testando ormai da quasi 2 mesi. Tutti questi prodotti qui me li ha mandati il sito Notino. Come sapete, io collaboro con il sito Notino già da parecchi mesi e mi trovo veramente da Dio. È un sito veramente super affidabile, è molto economico, ha dei prezzi veramente molto vantaggiosi rispetto ad altri e-commerce. Spediscono veramente in pochissimo tempo, sono tantissimo forniti. Io non lo so, ho un amore veramente sfegatato per Notino. Poi c'è Davide, che è il ragazzo che si occupa appunto delle collaborazioni, con cui appunto parlo sempre io, che è veramente un uomo dal cuore d'oro, è bravissimo, è super professionale, non mi mette mai fretta. Ormai sono veramente mesi che ho ricevuto io il pacco di Notino e sto testando i prodotti. Non mi ha mai scritto un reclamo per dire: Giulia, ma dove sei finita? Perché lui vuole appunto che io testi bene tutti i prodotti per poi poterne parlare in reale sincerità con voi. Quindi è una cosa che io apprezzo tantissimo, e Davide, ti mando un bacione immenso e grazie veramente di cuore. Io questa volta da Notino, ragazzi, ho preso tutti i prodotti Glam Glow. Come sapete, collaboro già con Glam Glow, quindi già sapete il mio amore sfegatato per loro. E quando ho visto che anche Notino aveva prodottini Glam Glow, ho detto: ok, no, li voglio tutti. Allora, iniziamo dal primo prodotto di cui voglio parlare. È la Glam Glow Volcasmics Matte Glow, crema idratante luminous and matte. Ragazze, io vi faccio vedere che questa crema all'interno è quasi finita. Non so se potete vedere, è una crema, ragazze, spaziale. Io la uso soprattutto pre-trucco, quindi come diciamo base per il trucco. Ha un odore
favoloso, mi mantiene la pelle super idratata col fatto che io ce l'ho secca, super secca. Questa qui mi aiuta tantissimo a mantenerla idratata durante il giorno, ragazze, è veramente la vita. Se anche la comprate a scatola chiusa, sono sicura ve ne innamorerete. In 2 mesi, ecco qua che è successo. Sempre da Glam Glow, poi ho preso questi altri 2 prodottini. Questa qui è la Glam Glow, la maschera, quella là idratante. Ho preso un formato piccolino, ragazze, perché io con le maschere, devo dire, mi dispiace perché ce ne ho tantissime e mi dispiace poi che vanno a male. Quindi ho preferito prendere il formato piccolino. E la stessa cosa ho fatto con il detergente struccante, sempre della linea idratante. Appunto, non sto qui a menarvela dicendovi che ho la pelle secca, perché ormai lo sapete tutti. E questi 2 prodottini, ragazzi, sono la vita. Io la sera ho inserito nella mia skincare tutti i prodotti Glam Glow. Vado praticamente a struccarmi inizialmente con il mio struccante del momento, dopodiché mi lavo il viso con questo detergente qui in mousse. Voi applicate questo detergente sul viso, lo andate a massaggiare, vi crea tipo una specie di mousse sulla faccia, poi lo risciacquate, ragazzi, avete la pelle super morbida, super luminosa. La stessa identica cosa vale per la maschera idratante. Io non sono una tipa che crede molto all'efficacia delle maschere, bla bla bla, così, ma devo dire che ne ho provate molte di Glam Glow. Ho provato anche la Glitter Mask, che ciao, cioè adoro. Questa qui è quella idratante, che praticamente voi la massaggiate sul viso, la lasciate agire all'incirca per 15 minuti e poi la risciacquate, ed è quella idratante. Ragazze, per chi ha la pelle secca come la mia, io questa proprio vi dico, andate a comprarla subito. La cosa bella di Glam Glow è che se appunto non volete prendere il formato grande, che comunque costicchia un po', fa anche tutti questi formati mini di prova, quindi potete provarli e vedere come vi trovate, poi male che vada acquistate la taglia grande. Ho voluto prendere il Pout Mood Fizzy Lip Exfoliant Treatment e poi sempre il Pout Mood Wet Lip Balm Treatment. Allora, avrete già capito che sono uno scrub e un burro labbra. Vi faccio vedere le confezioni. Cioè, ragazze, ditemi che non so vita. Cioè, sono vita. Sono fatte così a pallina. Questo qui è lo scrub. Lo aprite e all'interno c'è il prodotto. Come vedete, io questa parte l'ho tutta consumata, ma vi assicuro che di questo scrub ne basta veramente poco per fare il trattamento alle labbra. Ha un odore di menta veramente buonissimo, e ve lo dice una che la menta proprio la odia, a me non mi piace la menta, mi fa veramente schifo, ma questo qui non è per niente fastidioso, anzi lo trovo veramente molto rinfrescante. E ragazzi, è un esfoliante pazzesco, vi fa lo scrub sulle labbra in una maniera veramente allucinante, ve lascia anche già solo lui di suo idratate, ma io poi, per dare un effetto molto più plumping, vado comunque a metterci il lip balm sopra. Anche lui è fatto a pallina, così piccolino. Profumazione praticamente la stessa identica, lascia le labbra super morbide, molto molto idratate, prepara le labbra alla stesura dei rossetti matte, questi qua liquidi, in una maniera ottimale. Io infatti ve lo consiglio vivamente, ma in generale tutti i prodotti Glam Glow ve li consiglio, ragazze, perché sono un qualcosa di wow. Tocchiamo un tasto dove mi avete praticamente ammazzato di domande su Instagram. Per chi mi segue su Instagram sa, per chi invece non mi segue, brutti cattivoni, sbrigatevi subito ad andarmi a seguire, perché lì sono molto più attiva con Instagram stories, post, eccetera eccetera. Comunque, chi mi segue lì, ogni volta quando io faccio una stories mi chiedete sempre: Giulia, che ciglia finte usi? Non so perché, ragazze, ma state in fissa con le mie ciglia finte. Non trovo che siano delle ciglia finte che sa così particolari, eppure però voi le amate. Praticamente sono loro, le Bloom. Io queste qui le prendo dal sito sempre di Notino, se non mi sbaglio, o da Amazon, non me lo ricordo. Comunque basta che voi cercate la marca Bloom. Ragazze, sono delle ciglia che costano veramente pochissimo, costano una cavolata, tipo 1,50 euro, 2 euro, non me lo ricordo. Chi ama un effetto naturale da sole sono già veramente pazzesche così, ma a me, che piace questo effetto molto più
diciamo drammatico, io ne metto una sopra l'altra e ragazzi l'effetto è veramente pazzesco. Fatto sta che ve ne siete innamorate tutte. Passando a Murat Cosmetics, ha lanciato i prodotti per la base, ovvero il fondotinta in stick, la cipria, un olio che serve appunto per stendere il fondotinta e le sponge. Ragazze, allora, io accantonerei sia l'olio che la cipria un momento per parlarvi del prodotto top dei top dei top, ovvero il fondo in stick. Io ragazze lo sto amando follemente. Allora, il prodotto è questo qui, ci sono 9 grammi di prodotto come appunto vi dicevo prima, le colorazioni sono 10 dalla più chiara alla più scura e ragazzi è un fondotinta pazzesco. Io ho la pelle secca e nonostante questo fondotinta sia un fondotinta dal finish matte non mi va a seccare la pelle, sarà che io lo utilizzo anche con l'olio, ma ragazzi è favoloso. Vi faccio vedere lo swatch e la coprenza di questo fondo. No, ragazzi, voi non potete capire. Io uso la colorazione 3 Norma J, che è il 3N, ovvero una colorazione neutra. Mi trovo benissimo. Io ho avuto l'occasione di provarlo in anteprima quando sono stata all'evento Murat Cosmetics e ragazze, me ne sono innamorata. Bene, ragazze, questo è tutto. Ho raccimolato qualcosina, un po' di tutti i miei preferiti. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se anche voi avete provato qualche mio preferito ed è anche il vostro. Oppure se vi siete trovati male, insomma, confrontiamoci qui sotto nei commenti che come sapete mi fa sempre super 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 piacere. Io con questo vi lascio, vi mando un bacione grosso, spero di avervi tenuto come al solito un po' di compagnia e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao dolcezze!